a tutti! Ciao! Oggi facciamo un video di coppia speciale perché notiziona, finalmente arriva Sailor Crystal in modalità giapponese. No, cioè ragazzi, parliamone. Finalmente Sailor Crystal arriva in Italia. La notizia è praticamente, cioè, di queste ore. Ne stanno parlando tutti. E la BB.it, casa di doppiaggio romana, soprattutto che doppia prodotti Rai, quindi è stranissimo perché noi abituati all'opera originale, sì, infatti originale, nel senso all'opera Mediaset anni 90, cresciuti con le sigle di Cristina Avena e doppiatori Mediaset, che succederà adesso? Io spero che arrivi una versione fatta bene, senza censure, mi raccomando, perché si sa che Sailor Moon ha tanti temi non di amore solo eterosessuale, ma c'è anche un amore omosessuale, come può essere quello di Uranus e Neptune, e si sa anche che nella terza serie c'è il bacio tra Uranus e Moon. Quindi mi raccomando Rai, se mi raccomando Rai e tutti gli adattatori, che siamo nel 2016, che bisogna aggiornarsi. Esatto. E soprattutto, ok, può essere che i doppiatori rimarranno quelli Rai, perché sono doppiatori romani, per cui... Però, cosa faranno? Chiameranno la Spinelli giusto per doppiare Moon, visto che comunque è la protagonista? Oppure saranno tutti tutto diversi? Magari però la protagonista ci sta. Almeno Sailor Moon. Come la sigla di Cristina Avena. Perché noi sappiamo che c'è un progetto in atto, che se non voglio proprio lei. Sì, ce l'ha detto lei, lo ha riferito più volte, che anzi a giorni dovrebbero anche annunciarlo. C'è questo progetto che Cristina sta portando avanti e si tratta di un CD prodotto da Lucca Comics in collaborazione con Raicom. Yes. E questa cosa ci ha spiazzato perché abbiamo detto, aspetta un attimo. Strano. Perché collaborazione con la Rai, ora a caso scopriamo che Sailor Moon Crystal arriva su Rai. Insomma, che ci sia un collegamento, chissà, magari in collaborazione con Rai Cristina canterà la sigla. Speriamo sia così, perché insomma, dopo 5 sigle di Cristina portate a successo, sarebbe un peccato non avere anche questa. Sarebbe una cosa carina da adattare Moon Pride. Esatto. In versione italiana con la voce di Cristina Avena e avere almeno Susaghi, la Spinelli. Perché poi Rai doppia veramente bene le serie, cioè dire anche che le sigle sono tutte originali, le musiche originali, quindi avremo una sigla in teoria come quelle di Pretty Cure, come quelle di Fairy Tail, eccetera, come l'originale, quindi questa è una cosa molto positiva. In più si vocifera che comunque Toei Animation abbia dato delle precise indicazioni, ecco, quindi... Infatti in Germania e anche in Francia, insomma nei paesi europei dove Crystal è arrivato, il doppiaggio è perfetto, i nomi sono tutti originali, quindi si presume che anche in Italia sarà così. Siete pronti a sentire allora, anziché Bunny, Rea, Moea, sentiamo Usagi, Minako, Rei? Fa un po' strano, però è così. Qui c'è lo scelto che in realtà questo è quello di Live Action, però è molto simile a quello di Crystal. E a proposito di questo, cosa succederà? Avremo un rilancio come nel 2011? Arriveranno altri nuovi gadget? Magari preziosi, qualche altra azienda. La Bandai arriva in Italia? Lo so, c'è il treno, scusate. Viviamo in una città che ha il treno di fianco, viviamo a capo. E quindi speriamo che ci siano un po' di, insomma, un po' di novità. Ad esempio avere un bel cofanetto DVD, o perché no, anche Blu-ray. No? Sì, magari no. Un bel rilancio, visto che comunque... DVD e Blu-ray, perché non ha. Esatto. Blu-ray. E comunque, visto che c'è anche Regulp in mezzo, e quindi non è un canale solamente per fan adulti, come potrebbe essere R4, è Regulp, quindi è proprio adatto per anche i bambini di oggi. Quindi speriamo che, insomma, anche i bambini di oggi possano apprezzare questa opera. E chissà. Beh, siamo fiduciosi, mi raccomando, niente censure, che è una cosa che preme di più. Mi raccomando. Chissà gli attacchi cosa sarà. Se dirà, potete che solo venire a me, oppure potete il prisma di una toccami. Bah, in Pretty Cure non era così, non abbiamo comunque tradotti, ad esempio... Chiosa. Ma un po' tutti in realtà. Gli attacchi però no, in Yes e in Fresh gli attacchi vengono tradotti. No, vengono lasciati originali in Yes. Gli attacchi sì, ma le trasformazioni no. Ma quindi cosa fanno? Traducono gli attacchi, cioè traducono le trasformazioni, attacco no, oppure il contrario? O magari lasciano tutto originale, eh? Ma un po' di power, mica. È una cosa un po' complicata, perché se pensiamo ai bambini di oggi sarebbe più utile tradurre, così i bambini possono affezionarsi. Anche gli attacchi. Esatto, perché è più facile. Con il sub di Nico Nico erano tradotti, col viene a me. Quindi può essere che abbiano dato delle istruzioni precise di lasciare, non so, tutto tradotto.
conosciamo solo queste informazioni per il momento, anche perché tutto è partito grazie a Renardo Graziano, il doppiatore, che è cominciato a mettere su Twitter qualche indizio, e quindi insomma poi da lì il passo è stato breve. E poi c'è stato sì, la conferma ufficiale, perché Regulp, la pagina proprio di Facebook, ha confermato in privato che andrà su Regulp a dicembre. Data da confermare, quindi più o meno dicembre. Quindi Sailor Moon sulla Rai, sono proprio curioso di vedere cosa esce. Io non me l'aspettavo proprio zero. Cioè pensavo, ma sì, sarà Mediaset o magari qualche casa diversa, tipo boh, Discovery, non lo so. Fatto sta che magari non abbiamo davvero la Rai. Oh, cioè, le doppiatrici delle Winx sulle Sailor. Oddio. Quindi Bloom dica, potete che se lo di uno viene a me. No dai, speriamo che scelgano molto bene le voci. A me piace la voce di Bloom, anche quella di Pretty Little Liars, di Aria. Ma sono belle, però. Cioè, se ti immagini come Winx, insomma. Le voci di Aria, sì, su Sailor Uno sono sempre perfette. Ma ce ne sono di voci carine, eh. Anche delle Pretty Cure. C'è il Luminous, molto dolce, potrebbe sì, fare Kibiusa. Mickey Rose, Kibiusa. Come Mickey Rose. Beh, insomma, voi cosa ne pensate? Fateci sapere, fateci sapere le vostre opinioni. Siete anche voi giapponesi come noi, con le magliette, i gadget. No, fateci sapere veramente qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se anche voi sperate nei doppiatori storici, anche se non è probabile. Sperate la sigla di Cristina. Insomma, dateci un po' di vostre opinioni. Guarda, commentate. E mi raccomando, seguiteci sul canale, perché parleremo molto di Sailor Moon Crystal, visto che comunque saprà arrivare. Faremo tanti video dedicati anche a questa serie. Yes. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Mi raccomando. Ciao. A presto.